punta quinte canto, conto quando punta quinte e in quanto punta quinte canto. Daniele, tu conti quanto conta quinte, ma quanto conta la Croce Rossa? Tanto, molto più di quello che pensavo, perché poi credo come tutti sono un po' abituato a darla per scontato. E invece non è così, in realtà diciamo che forse l'altro motivo per cui siamo qua, per cui sono qua io, è proprio mostrare questo, raccogliere non solo i fondi che speriamo di riuscire a raccogliere questa sera per l'Abruzzo, ma raccogliere anche l'attenzione, perché quello che vuol dire la Croce Rossa, non solo la sua attività sul campo che è fondamentale, che ha ormai 150 anni di storia, di esperienza e di vanti, diciamo, ma anche per quello che sono le individualità dei ragazzi, dei tantissimi, migliaia di ragazzi che hanno deciso di impegnare una parte della loro vita per aiutare gli altri. E insomma, in questo momento è un segnale talmente positivo che credo che vada mostrato, insomma. Senti, l'impegno sociale non è mai mancato alla tua musica. Quali sono due cause per le quali ti spenderesti artisticamente in questo momento, senza fare politica? Questa è una di quelle, ma no, ripeto, non tanto l'Abruzzo quanto il far vedere ai ragazzi di oggi che c'è qualcosa, farlo vedere anche a me, perché ho bisogno di sentirlo come una cosa vera, che ci sono dei motivi per cui sperare, senza, ripeto, fare politica, diciamo, non c'è bisogno di essere particolarmente politicizzati per capire che in questo momento motivi per aver fiducia in chi ci guida, ma in generale parlo quasi del pianeta, o comunque almeno di una bella parte di questo mondo, sono pochi, è difficile trovarli, e d'altronde è difficile anche immaginare il futuro del nostro piccolo mondo, dei nostri affetti a lungo termine, e quindi diventa rassicurante se non fondamentale capire che comunque c'è chi a questo pianeta ci tiene. E allora per questo ti rispondo che le cause che mi interessano sono sia quelle umanitarie, quelle in cui c'è un impegno civile dei singoli, proprio quelli magari meno raccontati, meno visti, così come mi interessano le campagne che hanno a che fare con l'ambiente, con un'idea di pianeta da salvare o da preservare perlomeno. Poi ce ne sono altre che sono più interne alle nostre logiche, e quelle forse non sono quelle che interessano te adesso, insomma. Senti, un'ultima battuta. Oggi hai visitato il campo a Solferino, il villaggio umanitario. Che atmosfera hai respirato? Bella, ci sono stato troppo poco per rendermene conto. Mi è servito per, intanto proprio per scoprire un po' come funzionano, ma anche tecnicamente, come sono fatte quelle tende, come è fatta l'ospedale da campo, in che modo li pensano, in che modo riescono a portarli dove devono essere collocati. L'atmosfera, per quel poco che ho visto, era bella anche solo per la commistione di razze, di culture, di colori,
è un posto in cui viene voglia di stare. Grazie mille. Daniele Silvestri è l'ultimo artista ad esibirsi sul palco per il concerto organizzato dalla Croce Rossa per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto in Abruzzo. Al termine della sua performance, Silvestri insieme a Marina Rei, Tricarico e il team Latin Jazz Quintet si esibiranno insieme. Tantissimi giovani hanno acquistato la maglietta Solidarietà, Melting Pot, Musica per un'unica causa. Sono tematiche di un calcio, un passo, giusto, e mi ha dato che...